Parliamo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Come questa convenzione ha cambiato il nostro modo di vedere la disabilità? Allora, a livello internazionale è stato un cambiamento reale. Tutti i documenti delle Nazioni Unite degli ultimi anni hanno incluso la disabilità all'interno delle politiche generali. È avvenuto sull'emergenza, con il Sendai Framework, è avvenuto sulla Carta di Istanbul per l'inclusione delle persone con disabilità, è avvenuto per il Global Compact, è avvenuto anche per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. A livello nazionale, diciamo, ci sono luci e ombre, sia perché nei paesi in cerca di sviluppo il tema è nuovo e quindi ha bisogno di un percorso più lungo. Nei paesi più ricchi è paradossale perché i sistemi di welfare non sono basati sulla convenzione ma su altri parametri. Spesso medici, spesso di protezione. La convenzione critica proprio questi sistemi, nel senso che sottolinea i welfare sono nati in periodi di crisi, prima guerra mondiale, New Deal, seconda guerra mondiale. La convenzione quindi non protegge, ma promuove i diritti e l'inclusione, che sono cose diverse dalla semplice protezione. L'Italia, ahimè, è ancora, diciamo, un po' indietro nell'applicazione della convenzione, perché i welfare sono ancora basati su vecchi modelli, le politiche non hanno ancora fatto proprio tutte le raccomandazioni delle Nazioni Unite, quindi c'è un bel lavoro da svolgere in questa direzione. Nella convenzione le organizzazioni delle persone con disabilità e le persone con disabilità hanno un ruolo nuovo, un ruolo protagonista. Come hanno potuto, diciamo, pesare nelle decisioni sia a livello internazionale che nazionale? Allora, a livello internazionale pesano perché la convenzione dà loro un ruolo nei report. Noi possiamo fare dei report alternativi e quindi quando il governo manda alle Nazioni Unite il report ufficiale di implementazione, noi possiamo fare un report alternativo dal punto di vista nostro. E questo produce un cambiamento nella lettura della nostra condizione. Il secondo elemento è come si opera nella cooperazione internazionale. AIFO, Educaid e la RITS in generale hanno avuto un ruolo, diciamo, molto importante, perché hanno centrato proprio l'aspetto di cambiare la logica. Queste persone, queste organizzazioni non sono oggetti, sono soggetti, e come soggetti devono essere aiutati a gestire nel loro paese la capacità di rappresentare i bisogni e i diritti delle persone con disabilità verso i governi nazionali e locali. Noi abbiamo sviluppato una serie di elementi in questa direzione di innovazione, lavoriamo in quasi tutti i paesi per fare formazione alle ON, alle DPO, alle organizzazioni di persone con disabilità, che poi diventano capaci di gestire la convenzione, oppure gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo realizzato due esperienze molto innovative, la prima è l'Emancipatory Research, persone con disabilità che studiano la loro condizione accompagnati da un'università e che mettono in campo per la prima volta delle ricerche qualitative. Quanto sono le barriere che incontrano, quali sono le difficoltà per l'inclusione, chi è responsabile di cosa e di come. E il terzo livello di esperienza molto importante è quello dei peer counselor, cioè persone con disabilità che aiutano altre persone con disabilità a crescere in consapevolezza, in competenze e in capacità. In Palestina abbiamo cominciato nel 2014, oggi stiamo facendo il centro per la vita indipendente a Gaza, quindi non è una cosa semplice, e stiamo realizzando già collaborazioni, perché per esempio medicine e Medicine Sans Frontières già ci chiede i peer counselor per il loro servizio. Partendo dall'esperienza della RITS, quindi anche del lavoro che AIFO sta facendo con RITS, di cui tu sei il coordinatore, che giudizio dai sulle politiche che sono state intraprese in Italia o dall'Unione Europea nel campo della disabilità? Allora, la partecipazione, perché
chiarissimo, insomma sono due organizzazioni che facevano cooperazione, due organizzazioni di persone con disabilità, AIFA ed Educate, la FISH e DPI. Cosa ha prodotto? Ha prodotto che la nostra voce coniugata con la voce di chi è competente sulla cooperazione produce innovazione. Questo è il primo punto. Le politiche del Ministero degli Esteri, dell'Agenzia, vanno in questa direzione, oggi sono politiche molto avanzate a livello europeo. Per l'Europa siamo ancora, diciamo, abbiamo qualche resistenza. L'Europa è il più grande donors del mondo, ma non ha ancora l'adeguata attenzione al tema della disabilità, sia dal punto di vista del mainstreaming, perché spesso è difficile includere questo, sia dal punto di vista dei finanziamenti. L'Europa finanzia i paesi terzi, ma quando finanzia i paesi terzi non chiede di lavorare sulla disabilità, sia perché all'interno delle rappresentanze europee non sempre le organizzazioni che lavorano nella cooperazione sono competenti e premono nella direzione giusta. Il ruolo che noi svolgiamo è proprio questo. La RIS partecipa a alcuni tavoli internazionali delle Nazioni Unite, partecipa anche ai tavoli europei e quindi per la prima volta insieme all'European Disability Forum o all'International Disability Alliance possiamo dire la nostra anche su queste tematiche. Però proprio perché noi lavoriamo in rete, quando si fa un'iniziativa, che so, a New York ci sono le reti che stanno lì, quando lavoriamo a Ginevra ci sono le reti europee, se lavoriamo con Bruxelles oltre reti, diciamo, riusciamo a fare tante cose anche con poche risorse economiche, ma con molta motivazione e competenza.